Quindi c'erano una volta gli elfi, secondo Colombino. Secondo Colombino. Ok. Ma tipo gli elfi oscuri si chiamano? Unicorns, Dark Elves. Nel vecchio mondo c'era una volta in cui c'era un'isola. C'era questa bellissima isola a forma di anello. Un cerchio. Cosa circolare? Era circolare. Sì. Ok. Vivevano gli elfi. Gli elfi. Come si chiamava? Diamo un riferimento. Urtuan, per oh, perché non l'isola continente, la famosa isola continente di Urtuan. E tutti i continenti non è che sono, non sono altro che isole. Però. Poi è stato un po' un casino, che non stiamo qui a raccontare. Poi raccontiamo il casino. Dopo questo casino l'isola è diventata un po' più, cioè un po' meno un po continente, meno, un po' più umida. È diventata un po' più o è diventata un po' meno? Allora, quello che dicevo dopo più sarebbe stato una cosa. Quello che ho detto dopo meno è il suo contrario, ovviamente. Cioè, di cosa, però? Il contrario di un continente, quindi una roba un po' più... Cos'è il contrario di un continente? L'oceano. È il contrario di un continente, diciamo, in questo senso. Quindi è un po' più inoceaneata. Perché ti infili? Per chiarire, non lo fa apposta, è proprio così. Per rispondere alle vostre domande a casa, ecco, proprio è così. Così. È vero, è così. Beh, era per spiegare che l'isola è un po' affondata, giusto un pochino. E non potevi dire che è un po' ma affondata. Ma si è abbassata l'isola o si è alzato il mare? Anche tu, però. Perché l'isola era tenuta in piedi, questa è una cosa. Dalla magia del cazzo. Che il vortice magico che ha raccolto tutta la magia che era sfuggita al portale del caos in un unico punto, cessando di esistere l'isola. Che al mercato? Mio padre compra. Ok. E poi si è inabissata. Con tutti gli elfi che erano rimasti sopra. Però sta di fatto che questo casino era successo. Ma questo siamo già molti millenni dopo. Ma vi vedo un po' di confusione nella trama. Allora ricominciamo da capo. Ho capito, tu parti dall'inizio, parti dalla fine, subito in mezzo, 5.000 anni di storia. Oh, dobbiamo arrivare ad Aos, cioè... Sì, però non puoi trattare gli elfi come i Teletubbies. Io, onestamente, preferisco i Teletubbies rispetto agli elfi, però... Se mi è concesso dire, tu sei un Teletubbies. No, mi dissento. È più una figura mitologica, metà Teletubbies, metà Muppet, secondo sì, me. Sì, è vero. Adesso io continuo a spiegare. Cosa? La storia degli elfi. Per ora sappiamo che stavano su sta isola, l'isola affondata. Ma perché l'isola affondata? Adesso il paese lo direbbe, comincerebbe a parlare, tipo per una trentina di anni, su come l'isola affondata, su cosa è successo, mica è successo. Insomma, a un certo punto qualcuno ha rotto... Gli hai parole. Ma soprattutto la cosa vera è che è lui che prende in giro te. Sto dicendo che tu ci metteresti tre ore e io la faccio breve. Cioè. Casini? Cosa c'entra? Sono elfi, non vedi? Sì, sì. Gli elfi si dividono in tre grandi, come avevi detto prima? Chiede faccio grazie. Scusa, no, rispiegami. L'isola affonda? Non nascono le tre stirpi degli elfi. No, vabbè, l'isola affonda a seguito del conflitto cataclismico, della cuginanza. C'entra, giusto? Parole a caso. Diciamo le cose come mi sembra che stiano. Questi elfi gli elfi la versione di Colombino. Poi, perché ho la pazienza, racconteremo la versione vera. Questi erano quelli vecchi, quelli nuovi sono quelli. Okay? Sono gli elfi anziani. Va bene. Sì, gli elfi anziani. Se ne stanno sulla loro isola, a un certo punto hanno fatto sta guerra tra di loro. Così. No, non così, cioè il motivo, ma non stiamo qui a dilungarci. Gli elfi anziani fanno guerra tra di loro e non vogliamo specificare il motivo. No. E andiamo avanti. Perché non serve, cioè non ci interessa. E andiamo avanti. Vabbè, la storia è tua, andiamo avanti. E poi si dividono in due fazioni. Che sono gli alti elfi e gli elfi oscuri. Perché elfi oscuri? Tu lo sai. Cioè, chiedo a te, tu hai la storia. Cosa denota un elfo alto da un elfo scuro? Niente, è il colore della pelle. Della pelle? No, non è un po' razzista. Il discorso è un po' razzista. La pelle perché discriminiamo gli elfi oscuri? E vengono esiliati, elfi neri. Pensa un po'. Infatti, quelli oscuri. Quelli oscuri, vengono esiliati. Aiutiamoli a casa loro. Esatto, sì. Siccome non c'era Ruspa, era Tiranok. Tiranok, esatto. Questi elfi oscuri se ne vanno a vivere in un posto... oscuro. L'Ultuan era un po' meglio. Infatti il piatto tipico delle rande del Naggaroth, perché poi era il Naggaroth, è il Naggaronte fritto. No. Comunque questo è quello che ha fatto collassare sta isola di del cavolo. Che non c'erano gli elfi oscuri che la tenevano. No, ma hanno fatto sta guerra, a seguito di questa guerra sono successe cose, a seguito di queste cose è successo che è scoppiato qualcosa e l'isola è affondata. Bombacca tipo. Beh, in realtà
Poi c'era anche un'altra fazione di elfi che non sappiamo da dove viene fuori. Quelli sono proprio scappati via, non li ha più visti nessuno. Perché è passato un certo quindi sono scomparsi quegli elfi lì. Perché erano tre, tipo. Però poi si sono dimenticati perché passò sto elfi. Che ricordiamo, sei... Un Orion. No, questa qui era diversa. Mi sembra che gli elfi, prima di questa cosa della guerra tra di loro, avessero delle colonie un po' in giro dappertutto. Ma andavano lì. Colombino, cosa fai? Cosa faccio? Allora, non si incentiva la violenza in questo, stiamo parlando, quindi non si dicono le cattive parole, non si incentiva la violenza in nessun modo. Già c'è stato il razzismo con gli elfi oscuri. Già siamo arrivati al razzismo, sono tutte cose che sono circoscritte nel mondo di Da cui io prendo le distanze. Ovviamente, cioè, noi siamo per il partito... Modelliamo i toni. O modelliamo, visto che siamo modellisti. Voi fate questa battuta in due e... Cioè... Ti propongo questa cosa, vuoi chiamare qualcuno in tuo supporto? Colombino, io non so, visto che tu ti lamenti del fatto che siete due contro uno... Va bene, io chiamo il mio alleato. Simone. Evoco Simone, vieni. Benvenuto, applaudiamo dal pubblico a casa, sentite proprio il mondo. Simone, sei qui per aiutare Colombino, quindi aiutalo per cortesia. Sarò il tuo aiutante delle chiavi. Cominciamo bene. Quindi, ripartiamo da capo. La storia di Elf. Ok, però non interrompetemi, Cioè, interrompetemi, non troppo. Abbiamo una bella isola dove viviamo tutti contenti e felici. C'è uno che non gli sta bene, che non diventa il re. E quello, è questo tizio qui che ha fatto scoppiare sto baradam, che si chiama Malekith. Che è diventato poi il re degli Elfi Oscuri. Dopo il cataclisma, il disaster, tutto quanto. Questa guerra, per ragioni di successione... O di secessione. È stata una guerra di secessione per ragioni di successione. Mm. Le guerre civile nell'ultima. Ha portato distruzione a tutta la razza degli elfi proprio. Aveva messo colonie un po' ovunque nel mondo, non è che si era stabilita soltanto a Ultuan. La razza si è divisa in due per via di questa guerra di secessione. Non si chiamava guerra di secessione, qualcosa mi dice questo. Vabbè, comunque... Sì, ma lei, Simone, me lo deve aiutare questo povero Cristo. Hai ragione, ma aiuta a noi. Terminologicamente sbagliato, però il concetto... La scissione è passata alla storia come la scissione. Sì. Ma quanti pregiudizi, quante cose... Cioè, poi non ci guardano più. Stavamo dicendo che c'erano anche queste colonie sparse in giro per il mondo... E mano a mano, nel corso degli anni, si sono sempre di più distaccate da quello che era la loro madre patria. Sì, ma ci siamo impantanati nel tempo, nel senso non stiamo andando avanti. Con calma. Sì, no, non con calma. Allora, si andarono delineando queste due fazioni che furono poi gli Alti Elfi e gli Elfi Oscuri. Gli Alti Elfi continuarono a vivere su quello che rimaneva è rimasto di Ultuan, mentre gli Elfi Oscuri sono andati a vivere nella terra che si chiama Naggaroth. Ok. Che corrisponde, diciamo, più o meno all'America del Nord, se vogliamo fare un parallelo. Okay. Tipo il Canada. Il Canada. Un bel posto. Siamo arrivati lì, se poi lo ripetiamo un'altra volta. Quindi, abbiamo detto. Da lì in poi cosa succede? Da lì in poi, agli Elfi. Qual era uno degli altri loro nemici fondamentali? Che sicuramente ti ricordi. Slanesh. Sicuro, una cosa più concreta, più terra-terra, più montagna-montagna quasi. Guerra delle barbe, ma chi se ne frega delle barbe? Ma lo sai, che vieni dietro. Parliamo della guerra delle barbe. Vabbè, ma non è, cioè, un po' a caso, cioè, non è proprio correlato. Beh, diciamo che è il primo grosso conflitto mondiale del mondo di Warhammer, direi che... Perché io mi ricordo che la guerra delle barbe è dovuta all'intervento degli Elfi Oscuri. Esatto. Ci stiamo dilungando troppo, però. In questo caso stiamo parlando solo degli Alti Elfi. Che hanno combattuto contro la razza dei nani per una questione, diciamo, un malinteso architettato degli Elfi Oscuri, che è finito molto molto male. Mm-hmm. E quindi, insomma, le due razze hanno iniziato a odiarsi. Chi l'ha vinta? L'hanno vinta i nani. Perfetto, hanno vinto i nani. E alla fine, diciamo, quelli che mettono in moto tutti gli eventi degli Elfi sono gli Elfi Oscuri, perché se fosse stato per gli Elfi, se ne stanno sulla loro isola... Prendono il sole e ciao. Avrebbero dominato il mondo. Invece, a capo degli Elfi Oscuri c'è chi? Malekith, Morati, cosa fanno? Vogliamo sapere cosa fanno, perché... Tra loro fanno tanto anche. Quante cose fa Morati? Malekith cosa fa? Attacca l'Ultuan, perché vuole essere di nuovo il... Il re è felice. Cosa succede alla fine? Riassumiamo, perché ci sono queste guerre tra gli Elfi Oscuri
alti elfi. Alla fine cosa succede? Fine, poi all'ultima guerra tra loro. Alla fine dei tempi. Malekith finalmente diventa il re fenice, cioè il re degli elfi. Lui finalmente viene riconosciuto re fenice per 5 minuti, e dopo 5 minuti esplode tutto. Scoppia il mondo. Quante cose sono volati? Per esempio, per esempio, fai gli spiedini di Nagaronte in 5 minuti, solo 5 vedrai. Sì. Poi. Che del Nagaronte ti innamorerai. Che del Nagaronte, esatto. Poi. Poi. Alle morbide fuggioli tu resistere non puoi. Malekith. La vita non è quella senza la girella. Perfetto.